Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. Platini nella Locride ha una nuova caserma dei carabinieri realizzata in un edificio confiscato all'Ndrangheta. La nuova struttura è stata inaugurata oggi nel corso di una cerimonia alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Alla cerimonia ha partecipato il sottosegretario all'interno Francesco Nitto Palma ed il generale Stefano Orlando. Nitto Palma nel suo intervento ha sottolineato come l'inaugurazione della caserma in un immobile confiscato rappresenti la riaffermazione concreta della presenza dello Stato. Contestualmente all'apertura della caserma è stato inaugurato anche il monumento alle 19 vittime dell'alluvione che colpì Platì nel 1951. Il comune di Platì è attualmente retto da una commissione prefettizia nominata dopo lo scioglimento del consiglio comunale deciso nel luglio 2006 per presunte infiltrazioni mafiose. Su iniziativa del presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro, Francesco Passafaro, una delegazione della Commissione Parlamentare Antimafia ha incontrato gli studenti di una delle più importanti scuole medie cittadine, il Chimirri. L'incontro si è svolto nell'aula consiliare di Palazzo De Nobili. La delegazione era composta da Luigi De Sena, Angela Napoli e Mario Tassone. Presente anche il sindaco di Catanzaro, Rosario Olivo, che per molti anni ha fatto parte della Commissione Parlamentare Antimafia. Con l'obiettivo di far crescere nei giovani una reale coscienza antimafia, si sono toccati argomenti come legalità, trasparenza, nell'azione amministrativa, ma soprattutto di lotta alla mafia. Ai giovani è stato anche distribuito un opuscolo sulla Costituzione recentemente realizzato dalla Camera dei Deputati. Il presidente della provincia di Crotone ha nominato due nuovi assessori nella sua giunta. Sostituiscono due loro colleghi, uno dimissionario e l'altro revocato giorni fa dallo stesso presidente in carica. Al posto dell'assessore ai lavori pubblici Emilio De Masi, passato con Italia dei Valori e candidato a presidente, Iritalia ha nominato il consigliere provinciale Antonio Barberio, che per un certo periodo aveva avuto tale delega. In sostituzione all'assessore al turismo Carlo Colucci è stato nominato invece il consigliere comunale di Crotone Domenico Mellace. Entrambi naturalmente sono nell'area politica che appoggia lo stesso Iritalia, ricandidatosi anche se fuori dal PD. La particolarità dell'avvicendamento è dettata dal fatto che avviene praticamente a fine mandato, a poco meno di un mese dalle elezioni provinciali. La motivazione della loro nomina appare onestamente un piccolo mistero politico. Si è svolta stamattina nella sala consiliare del comune di Crotone la settima edizione del Premio Nazionale di Poesia Franco Loria, concorso che intende ricordare la figura di Franco Loria prematuramente scomparso e che tanto ha dato alla città di Crotone ed ai giovani. Presenti all'evento la moglie Gina e le figlie Valentina e Giovanna, Mimmo Stirparo e Bruno Tassone, componenti della giuria e dell'organizzazione, Giorgio Romano, promotore dell'iniziativa, il direttore della BNL Giuseppe Spagnolo e numerosi docenti e dirigenti scolastici. Quest'anno hanno partecipato al concorso 38 scuole medie superiori da tutta la Calabria con ben 170 elaborati. Primo classificato Livio Augusto Caravona dell'Istituto per Geometri Falcone di Acri con Emigrante. Al secondo posto invece si è classificato Daniele Atanasio Sisca, sempre dell'Istituto Falcone di Acri, con la lirica Distanza e Solitudine. Al terzo posto Daniele Giunta della Scuola Media Don Bosco di Pellaio.